La Giunta Picitto ha rinnovato di recente il protocollo d'intesa con la diocesi per la fruizione delle chiese. L'apertura delle chiese nella scorsa stagione turistica, grazie ad orari più flessibili ed ampi, ha dato la possibilità ai turisti di apprezzare il patrimonio ecclesiastico, soprattutto nelle festività e nel periodo estivo. Il protocollo comprende il periodo tra il 1 aprile e il 7 gennaio 2018, stanziata la spesa di 45.000 euro con fondi prelevati dal piano di utilizzo dell'imposta di soggiorno, che sarà introitata nel corso dell'anno. La fruizione delle 12 chiese inserite nel protocollo con la diocesi di Ragusa, dichiara l'assessore al turismo Nella Disca, contribuirà ad arricchire l'elenco del ricco patrimonio storico che i turisti in visita nella nostra città potranno ammirare, contribuendo in tal modo a promuovere sempre più il nostro territorio. Le chiese sono San Giovanni, l'Abbadia, Santa Maria delle Scale, Anime del Purgatorio, San Francesco all'Immacolata, San Filippo Neri, San Maria dell'Itria, San Giorgio, San Giuseppe, San Giacomo, l'Annunziata e Santa Maria dello Spasimo.